Allora, evviva come sempre, siamo con Mara Gonzales, una giovane imprenditrice che incredibilmente affronta un argomento veramente forte, perché che cosa hai deciso di fare non a caso, Mara? Perfetto. Bruno, io ho deciso di fare un canale web dove portare comunque sia tutti i vissuti che raccolgono la Ciociaria e la Pontinia, in Oh, teniamo grosso modo. conto, questo in un momento veramente particolare, perché la tua origine, ricordiamo, è un'origine. Allora, io sono cubana d'origine, ma sono 19 anni che sono in Italia, dove Certo. ho la mia famiglia, le mie bambine sono italiane. Io mi sento molto italiana e molto amante della Italia, dei suoi prodotti, delle sue Quindi dell'Italia abitudini. apprezzi la Esatto, gastronomia, i vini e di no, la tutto e di più. gastronomia poi è proprio la mia fonte di ispirazione, Ho la capito. Oh, ma enogastronomia. in questo momento è un coraggio particolare effettuare così un avvio, un investimento in un momento di questo genere. Guarda Bruno, io penso che nei momenti difficili dove si devono fare gli investimenti, Hai ragione. penso che comunque sia sì, è un fatto di grande coraggio, però allo stesso modo ci vuole questo coraggio perché in momenti di crisi bisogna creare, a trovare idee innovative dove comunque sia possiamo risalire con altri progetti, altre idee, altri E come modi mai di proprio lavorare. la Ciociaria e le Terre Pontine? La Ciociaria della Terra Pontina, innanzitutto perché ci vivo in Ciociaria e sono amante Quindi ben di. la conosci. Esatto, la conosco bene e perché sono un amante di tutte e due, fra l'altro perché sono due città che stanno fra due capitali, secondo il mio punto di vista, che sono Napoli e Roma. Roma, giustamente, quindi grande affluenza. E la Pontina perché poi è un naturale collegamento sotto questo Esatto, aspetto. Il nome che darai a questa anteprima che oggi stiamo per fare, come si chiamerà? Perfetto, allora si chiamerà Ciociaria e Terre Pontine. magnifico. Che mi pare però, utilizzando già anche degli altri collegamenti con dei siti che tu già conosci bene e lavori, dico Sì, bene. Bruno, io allora lavoro come marketing e pubblicità per il ristorante Ciociaria.it, che è il Quindi avrai nostro, è collegamenti con una guida questo, giusto? enogastronomica che mi ha Certo. permesso, anche con la varietà nel piatto, Certo, per carità, ci la mancherebbe. trasmissione, certo. Esatto, e mi hanno comportato questo amore, questa voglia di comunque sia ancora far crescere ciò che conosciamo Allora, a ormai. questo punto non ci resta che, insomma, innanzitutto fare gli auguri, come sempre succede in questi casi, Grazie. naturalmente, incrociando le dita, e dando per scontato che, insomma, che quanto prima tutto questo incomincerà a partire magnificamente. Esattamente Ah, Bruno, guarda, ci siamo quasi, territorio, ci solo con siamo le quasi. burocrazie Giusto, giusto, dei le soliti aggiustature lavori, tipiche. Quindi parleremo di cibi, di vini, di di piatti, di ricette, di arte, di arte, di eventi, cultura, di esatto, eventi. sì, Magnifico. Allora, particolare, un canale tematico, che poi sì. si potrà vedere anche su YouTube e poi su una serie di televisioni sulle quali Esattamente. naturalmente tu ci farai sapere. Allora, grande evviva di tutto questo Evviva! e non aspettiamo altro che rivederti. Però tu ci sarai spesso anche in trasmissione, vero? Sicuramente Bruno, Magnifico. sicuramente. Sofia, una sorpresa. Bellissimo qua, perché abbiamo la nostra amica Rosaria al Lido Le Sirene, il nostro amico Claudio Petrolo del ristorante Petrolo, e qui proprio sulla spiaggia, sul mare, hanno inaugurato questo posto specialissimo. Ci facciamo raccontare tutto? Tu mi pare che lo conosci, che dici? Sì, lo conosco perché qui vengo a passare l'estate. Ah, bellissimo posto, vero? Poi con questa vista che c'è, e so che faranno dei piattini un po' speciali, un po' particolari. Ricordiamo, siamo a Scauri, siamo sul lungomare, vero? Dove siamo esattamente? Sul lungomare di Scauri. Proprio vicino a dove sono anche le giostrine. Il Lido si chiama Le Sirene e soprattutto questo ristorantino nuovo. Ma ci facciamo adesso raccontare tutto dallo chef e poi da Rosaria. Che
Intanto noi brindiamo, tu naturalmente non brindi con vino. Evviva! It's time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me. Il posto qui, Rosaria, cioè, lo facciamo dire a te. Com'è che avete inventato questo posto? Come lo chiamate? E lo in... No, il nome gliel'ha dato lui e lo dice lui. Ah, lo facciamo dire a lui, al grande chef. Allora, il posto si chiama Compartir. Ma per quale motivo? Italiano condividere. Condividere significa condividere il cibo, condividere il vino, condividere tutto in una tavola. L'atmosfera che c'è qui. L'atmosfera e tutto il resto, quindi il nome è soprattutto quello. Su questo, allora, i ruoli. Ti vedo bellissimo, ti vedo splendido. I ruoli quali sono? Claudio, la vaga sensazione che qua chi lavora? Sta, così, così, così. Io mi occupo della sabbia. Ah, tu ti occupi della e sabbia. E lui del cibo. Ah, cioè, sicuramente non farà niente. No, lui fa castelli. Allora, che tipo, castelli però, eh. Che tipo di cucina ci troveremo qui dentro? Quella di Claudio, che è una grande cucina. Io dal primo giorno che l'ho scoperto, ma non perché io ho scoperto, lui ho scoperto la sua cucina, eh. No, ma poi tu ti ricordi quando ti scoprire? Dissi, certo. C'è un mio amico, ci dobbiamo andare. E infatti ho anche io l'onore e il piacere di averlo scoperto fra i primissimi. Senti Claudio, la cucina, vabbè, al di là del tuo ristorante sopra Minturno, però qui quale caratteristica maggiormente? Sarà una cucina di mare, quindi poi molto semplice, differente dal discorso che abbiamo poi a Minturno. In questo senso più semplice, cioè sempre gustosa, materie prime eccellenti, però con una maggiore rapidità. Certo, molto più rapida, molto più... veramente semplice. E anche di facile digestione, perché siamo al mare e mica vogliamo... Certo, in questo senso avremo... questo spazio e poi anche sopra. Certo, finché c'è bisogno di tavoli e spazio noi glielo diamo. Facciamo mattina, pomeriggio, sera, cominciamo a pranzo? A pranzo, poi cominceremo poi dalle 7 in poi a fare degli aperitivi. Ah, perfetto. Solo dalle 7 aperitivi. Ah, bellissimo, grande livello, perfetto, bellissimo. Allora, è un percorso. Allora, a proposito di aperitivi, adesso fra poco ce ne andiamo a fare uno noi. Un attimo e vi spieghiamo tutto. Wow. Anche il brindisi qua, il nostro barman, il tuo nome? Simone. Simone sta per prepararci, brindisi però anche qui selezionato. Fa il dobbiata, esatto. Bollicine giuste in quel della grande zona. Quando si mangia si beve bene. Qui si mangia e si beve bene, quindi. Oh, allora, ricordiamo, siamo al Lido Sirene, siamo con, com'è che lo dobbiamo nominare? Compartir. Siamo bellissimo. Quindi qua condividono tutto, ci fa per dire. E abbiamo capito che Claudio lavorerà come un negro assieme ai suoi e lei invece raccoglierà la sabbia un pezzettino per volta. No, scherzi a parte, ecco qua. Allora, serviamo prima noi, ecco. Sofia non beve, non mi pare il caso. Va bene, almeno non questo. Allora, un grande viva, noi li conosciamo da sempre, però vi promettiamo, questa è solo l'inaugurazione, poi seguiremo le prossime volte passo per passo dei piatti, delle cene speciali, dei pranzi particolarmente speciali, l'aperitivo e quant'altro. Evviva! Tutto bene, vero? Tutto bene. Ti trovo in splendida forma. Va benissimo. Bevete bene? Grazie. Kiss her. Come take.
Allora, mi pare che il Club del Gusto, che peraltro ha una grande storia, come tutta la storia della Camera di Commercio e di tutto ciò che sono le iniziative a lei collegata, abbia già avuto dei momenti importanti, però in questa occasione c'è una ripresa totale nella capacità di unire ristorazione e produttori di qualità, per cui in questo senso significa premiare il territorio. Italo naturalmente di Cocco è sempre l'anima di questo, però con tutto rispetto non dimentichiamo la madre da cui sorge, che naturalmente guai se non ci fosse. Presidente, qual è l'orgoglio di continuare su questa strada? Beh, l'orgoglio oggi che abbiamo avuto una grande lezione dalle imprese, perché abbiamo avuto il piacere e l'onore in una giornata così difficile, perché sono giornate di pressione, certo. Di pressione, perché sono giornate vicine a quelle che è le festività natalizie, quindi ogni impresa, sia dalla ristorazione, dalla produzione, ha i suoi notevoli impegni. Avere qui oltre 120 aziende tra la produzione e la ristorazione è un grande onore, partecipano tutta la provincia, da nord a sud, sia dalla produzione che dalla ristorazione, e questo per noi è uno stimolo, ma sicuramente è un grande messaggio. Cioè, la volontà dell'impresa della nostra provincia è finalmente di fare squadra, di fare sistema e di fare rete in un'unica missione, quella dell'accoglienza e della qualità, e soprattutto quella di realmente di intraprendere e scommettere su quella che è stata l'idea già di tre enti pubblici, di Camera di Commercio, Provincia e APT, l'associazione di categoria, la stessa Camera di diversi anni fa, di continuare con la missione, cioè quella di consumi a chilometro zero. Cioè, questa è la vera risposta sia per le imprese della produzione che della ristorazione. Su questo noi punteremo moltissimo, perché la loro presenza per noi è un messaggio chiaro di volontà di fare sistema, di fare squadra e di fare rete. E come Camere dobbiamo puntare, abbiamo l'obbligo di puntare su questo progetto. Dunque, Italo, non una semplice scommessa che peraltro è già in parte vinta dalle esperienze passate, ma la convinzione che questo famoso trade union, che un tempo sembrava impossibile, ci lamentavamo dicendo che nei ristoranti poi non si trovavano sempre i prodotti locali o viceversa, invece in questo senso aver insistito significa aver lasciato un messaggio che comincia a dare una traccia profonda. Oggi in effetti presentiamo il Club del Gusto con una veste nuova, una veste che vuole appunto renderlo più snello, più fruibile e più praticabile. Il Club del Gusto oggi perché è vincente? Perché si è ripromesso di aggregare solo ed esclusivamente la qualità e non la quantità. A noi interessano le 120, 150, 200 aziende, ma che queste siano solo ed esclusivamente di qualità. E pertanto, ecco, il risultato che abbiamo ottenuto è proprio questo. Lo abbiamo reso un pochino più snello, più diciamo più incentivante per chi appartiene appunto al Club del Gusto. In effetti ho detto più volte che oggi chi fa parte del Club del Gusto, sia esso ristorante che azienda agroalimentare, ne deve essere solo orgoglioso. Oggi abbiamo creato veramente una rete di imprese dell'enogastronomia che darà sicuramente un grosso apporto al turismo nella nostra provincia.